chiusa la tre giorni della Beat, marche in vetrina con Mancini. Aspettando la capitale della cultura, Pesaro prepara un'estate di eventi. Gattile e Canile, prorogate le gestioni fino a fine anno. Vaccini anti-Covid, ora gli over 80 possono ricevere la quarta dose. Alla fattoria del Borgo, anziani coinvolti nell'agricoltura sociale. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale di oggi, mercoledì 13 aprile. Questa sera apriamo dedicando uno spazio ampio alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, l'evento di promozione turistica più importante d'Italia, al quale noi di Rossini TV siamo stati presenti e sul quale vi forniremo due approfondimenti nelle prossime prime serate di venerdì e domenica sera. Marche che, come possiamo vedere in questo primo servizio, continuano a promuoversi con il CT Roberto Mancini in qualità di testimonial. Scopri le Marche, terra di emozioni. È stato questo il tema conduttore della partecipazione della Regione alla Beat di Milano 2022, conclusasi ieri dopo tre giorni all'insegna della promozione di cultura, natura e accoglienza di una regione tutta da scoprire. Una scoperta che è stata accompagnata per mano dal confermato testimonial Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale campione d'Europa, ad una delle prime apparizioni pubbliche dopo la delusione della mancata qualificazione mondiali. Roberto Mancini è il nostro testimonial, è una figura che ci ha dato un supporto enorme e soprattutto è il nostro orgoglio di marchigiano che ha lasciato giovanissimo la nostra regione, ma non si è mai dimenticato di tornare e di vivere con noi tutti i suoi successi, tutta la sua vita. Quindi riteniamo che sia giusto e importante continuare con Roberto Mancini questa sfida del rilancio della nostra regione. Un grande impatto come è stata la scorsa stagione per le Marche, perché penso che lo meriti, perché è una regione che comunque ha tutto e dà la possibilità ai turisti veramente di vivere bene, stare bene, mangiare bene, riposarsi e vedere cose bellissime, quindi insomma io sono orgoglioso di essere ancora parte della Regione Marche in questo senso. Nuovo logo, nuovo spot, nuova campagna di promozione turistica delle Marche che per il turista e il visitatore vanno percepite come terra di scoperte e di piacevoli sorprese. Cercare di trasmettere quello che la nostra regione può offrire a chi non la conosce, quindi la pluralità di turismo che noi possiamo dare dal mare alla montagna, alle campagne, i borghi, la cultura, l'arte, la storia, l'enogastronomia e via dicendo, tutto quello che noi abbiamo di straordinario che purtroppo ancora non in tantissimi conoscono, e noi vogliamo lavorare invece per promuovere la nostra bellezza e per dare anche un supporto ad un circuito che può essere importante per tante imprese, per tanti giovani, per farli restare nella nostra regione e costruire qui con noi il loro futuro. Continuiamo allora a parlare di BIT. BIT, appunto, abbiamo detto, una vetrina molto importante per la Regione Marche e inevitabilmente anche per Pesaro, capitale della cultura 2024. Come ci ha spiegato ai nostri microfoni il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini. Abbiamo approfittato anche per dare delle anticipazioni, a partire dall'Ulisse Fest, che approderà per la prima volta a Pesaro, il Festival del Viaggio e del Viaggiatore con la Lonely Planet. Ed è stata l'occasione appunto per svelare anche alcune parti di programma, in particolar modo la grande apertura con Goran Bregovic e il 40esimo degli Africa Unite, entrambi gratuiti in Piazza del Popolo, ma soprattutto anche per entrare un po' nel vivo di quella che sarà l'estate e la programmazione di festival che appunto dal Caterraduno alla Mostra del Cinema, al ROF, segneranno un'estate sicuramente straordinaria. Il tema della capitale della cultura, abbiamo avuto la possibilità di presentare anche qua lo spirito e anche l'approccio che abbiamo a partire dal logo verso una tre anni indimenticabile, perché di fatto è già iniziata e anche qui negli stand e tra gli espositori si vede
l'effetto, insomma, della capitale italiana, molti più contatti, molto più interesse, anche interesse specifico su quello che sarà, ma anche su come ci stiamo attrezzando per arrivarci. Poi tra l'altro in un weekend che era anche lo stesso del lancio di Procida, quindi è chiaro che l'attenzione su questo tema c'è stata e c'è stata forte. E poi anche la partecipazione, il piacere di partecipare ad altri progetti, tra cui quello dell'itinerario della bellezza e anche l'evento Fuori Beat tenuto da Inside Marche Live, che appunto sono altri momenti in cui gli operatori, i tour operator, si adoperano per arrivare a pubblici ulteriormente nuovi e raccontare appunto i temi mainstream, ma anche magari cose un po' meno conosciute della nostra offerta turistica. Ed ora cambiamo completamente argomento, perché è sempre più acceso il dibattito politico attorno all'arretramento della ferrovia, per il quale il sindaco Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, ha convocato per domani alle 17.30 gli stati generali delle infrastrutture a Palazzo Antaldi, coinvolgendo sullo stesso palcoscenico un tavolo di confronto con sindacati, università, ordine degli ingegneri e associazioni di categoria. Oggi invece il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha tenuto una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini. È emerso lo sforzo comune delle due città per studiare un progetto di fattibilità a stralci che intercetti ulteriori risorse, includendo anche Fano e altri comuni costieri nell'arretramento della ferrovia, reputato un'enorme opportunità dallo stesso Massimo Seri. Ci sono novità importanti per quello che riguarda Canile Gattile. Noi ci siamo appassionati molto a questa tematica e abbiamo dedicato molto spazio, e forse anche grazie alle nostre segnalazioni che siamo arrivati a delle buone notizie. Il Comune infatti proroga fino alla fine dell'anno la gestione di queste strutture. Il servizio di volontariato è stato prorogato fino alla fine del 2022. Dopo l'appello delle volontarie di Animalia, che da oltre 20 anni gestiscono il Gattile sanitario e che dal 30 aprile avrebbero cessato le loro funzioni come da accordi scritti, le preoccupazioni per il futuro incerto si sono materializzate in una comunicazione arrivata martedì alle stesse volontarie. Esattamente ieri abbiamo ricevuto una PEC dal Comune di Pesaro in cui ci comunicavano la proroga del contratto. Il nostro contratto, che scade il 30 di aprile, verrà prorogato fino al 31 dicembre. Ovviamente siamo contenti di questa cosa, anche se 8 mesi fisicamente vedremo di farcela, per carità, però era quello che noi, su cui contavamo per il benessere e la salute dei nostri gatti, che altrimenti dal 1° di maggio si sarebbero trovati senza nessuno che li accudisse. Per cui 8 mesi andiamo avanti fino al 31 di dicembre, ci auguriamo ovviamente che nel frattempo Comune e ASPES si accordino, firmino un contratto, facciano insomma il tutto in modo di poter anche in questi mesi collaborare con ASPES per dargli le informazioni che riguardano la gestione del Gattile, che è una cosa fondamentale, perché è una gestione abbastanza complicata, non è così semplice come si vede da fuori. Per cui siamo molto contenti di restare. Una soluzione gradita, ma di fatto una soluzione tampone temporanea, perché sui servizi agli animali d'affezione resta in ballo un passaggio di competenze da Comune ad ASPES non ancora formalizzato, ma che ora ha quasi 8 mesi di tempo per compiersi e strutturarsi. Come per il Gattile, si va verso la proroga della gestione anche per i due canili, ma restano altri problemi, come il cimitero degli animali, che ha cessato le sue funzioni al pari dell'ufficio tutela animali del Comune. Ma l'ufficio tutela animali, una volta andata in pensione l'impiegata che faceva capo a quell'ufficio, non c'è più nessuno. Per cui per ogni problema inerente i gatti o anche i cani, comunque, non sappiamo a chi rivolgerci, non abbiamo più un ufficio di riferimento, mentre a Fano c'è e va a gonfie vele. Ecco. Quindi qualsiasi cosa, anche magari i servizi sociali che ci contattano a volte per dei gatti che rimangono soli, perché magari gli anziani, i proprietari anziani vengono ricoverati oppure purtroppo muoiono, chiedono
dovrebbero rivolgersi al comune per sapere dove metterli, come fare, ma questo ufficio non esiste più. Ed ora passiamo alla cronaca e ci spostiamo nella zona della stazione. L'intervento della polizia ieri sera in piazzale Falcone e Borsellino davanti alla stazione ferroviaria, dove una pattuglia è intervenuta per sedare una veemente lite fra un trentenne e la sua ragazza, degenerata in spintoni alle forze dell'ordine e alla conseguente denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Ed ora facciamo il punto sulla pandemia, che continua a regredire anche nel nostro territorio, ma si torna a parlare di vaccini anti-Covid. Da domani, infatti, i marchigiani con più di 80 anni possono prenotarsi alla quarta dose di vaccino anti-Covid, la cosiddetta seconda dose booster, attraverso la piattaforma delle poste o anche presentandosi direttamente ai punti vaccinali. La quarta dose va somministrata con un distacco di almeno 120 giorni dalla terza, non è vincolante per il Green Pass, ma è consigliata dall'ASUR per mantenere un'adeguata risposta immunitaria. Quarta dose di vaccino aperta anche ai marchigiani con più di 60 anni, in elevata condizione di fragilità immunitaria. Affrontare i bisogni della società, da dove partire? E questa è la domanda oggetto del primo ciclo di incontri del progetto Prospettive, organizzato ieri sera nella sala del Consiglio Comunale, che ha portato un tavolo di confronto tra Regione, Marche, Caritas e Compagnia delle Opere. Affrontare i bisogni e costruire la società, da dove partire? E questo è il sottotitolo di Prospettive, il progetto presentato ieri, martedì 12 aprile, nella sala del Consiglio Comunale. Presenti all'incontro il coordinatore Caritas Pesaro Andrea Mancini, il direttore CDO Pesaro Urbino Angela Tringali, il consigliere regionale Nicola Baiocchi, l'assessore regionale Guido Castelli e il consigliere comunale Michele Redaelli. È un percorso che facciamo insieme alla città e con la città e con le persone e le realtà del nostro territorio. È un percorso che stiamo animando insieme ai colleghi consiglieri comunali, colleghi dei consiglieri di quartiere e a tante persone della società civile che si spendono quotidianamente nelle varie realtà in cui operano. È un percorso di ascolto, di condivisione, di confronto su tante tematiche, da quelle più contingenti della città alle tematiche a 360 gradi della nostra società. Quello che vogliamo fare è andare a identificare alcuni problemi, alcune tematiche e guardarle sotto diverse prospettive. Questo è il cuore del nome, del progetto che lanciamo e soprattutto con prospettive lanciate verso il futuro. Quindi per anche immaginare quella che può essere la città e il nostro territorio dell'oggi, ma soprattutto del domani. Lo faremo coinvolgendo in maniera attiva tante persone della nostra città, imprenditori, piuttosto che persone del mondo delle associazioni, piuttosto che persone del mondo della politica e delle amministrazioni, ma anche con uno sguardo aperto a 360 gradi per andare a individuare quei buoni modelli e quelle buone pratiche attorno a noi da poter in qualche modo analizzare, seguire ed eventualmente anche riportare sul nostro territorio. C'è tanto bisogno di pensiero, spesso e volentieri noi, anche chi come me fa politica attiva, constatiamo come i social, i nuovi tempi della politica quasi impongano delle reazioni immediate di fronte ai fenomeni, quasi non c'è tempo per pensare, per meditare, per capire che rispetto a un like, rispetto a un follower c'è qualcosa forse di più. È il dramma del pensiero, diceva qualcuno, mi pare Schopenhauer. Siamo qui per verificare se a Pesaro c'è la possibilità di riattivare, non dico i neuroni, però diciamo le capacità di leggere le cose che stanno accadendo rapidamente e senza dare, almeno apparentemente, alla singola persona la possibilità di contare davvero. Siamo qui per parlare e per aprirsi. Per l'occasione l'assessore regionale Castelli ha risposto anche ad alcune domande sul tema più caldo degli ultimi giorni, l'arretramento ferroviario. Noi diciamo che il compito della Regione è quello di tenere insieme lo spazio compreso fra Gabicce e Porto d'Ascoli e inevitabilmente, come ha fatto Francesco Baldelli, abbiamo bisogno di una visione insieme. Questo non vuol dire penalizzare qualcuno, ma fare sì che alla logica dell'out-out vi sia quella dell'et-et. Quindi al mio vecchio amico e già collega Matteo Ricci dico: mettiamo insieme tutto ciò che può essere unito, perché i benefici del singolo territorio non si disgiungono dai diritti di tutto il resto del territorio regionale.
Ed ora cambiamo argomento e diamo spazio a una bella iniziativa che ha coinvolto gli anziani del nostro territorio, o meglio i longevi, come ama chiamarli la fattoria del Borgo di Montefabbri, che ha coordinato il progetto di agricoltura sociale, come ci viene illustrato in questa prossima intervista. Un progetto che va avanti dal 2014, un progetto di agricoltura sociale Marche, dove sono coinvolte le persone longeve del territorio, sono circa 25 persone che abitano nel nostro comune, con quale facciamo diverse attività che sono finalizzate a rivalutare un attimo tutte le capacità, dare opportunità alle persone anziane del territorio di rivivere dei momenti di piacere, i momenti dove possono imparare le cose, dove possono condividere quello che sanno fare e condividere anche i loro ricordi, le loro conoscenze. E noi abbiamo pensato che potrebbe essere molto interessante insieme a loro costruire un percorso dove loro riescono a sistemare e mettere insieme i ricordi della loro vita, delle loro esperienze, delle loro emozioni, e insieme a Cristina Ortolani, che ci ha aiutato in questo percorso, abbiamo fatto 12 incontri partendo da una semplice chiacchierata dicendo dove abitava chi, e abbiamo fatto proprio tutto un percorso sul ricordo legato a un oggetto, un cibo, una situazione, oppure il momento che è stato vissuto, il momento emozionante, e abbiamo imparato anche di sistemarli, metterli insieme questi ricordi, di dargli una forma e cucire un bel vestito ai ricordi che loro presentavano. E sabato 9 aprile abbiamo fatto una festa finale dove i nostri longevi hanno presentato tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi, e abbiamo fatto una fiera dei ricordi dove molti di loro hanno fatto una specie di bancarella di ricordi e hanno condiviso con le persone, hanno condiviso quello che loro volevano raccontare, dai lavori manuali che potrebbero essere, non so, un punto croce, un lavoro a uncinetto, dai lavori semplici per creare degli oggetti, di cosiddetti gioielli con materiali semplici che possono essere i fiori, le piante che si trovano attorno. Ed è stato molto bello perché abbiamo cercato anche di coinvolgere i ragazzi giovani e trentenni del territorio in modo tale che il momento di ricordo veniva condiviso anche con chi poi potrebbe portare avanti questa conoscenza, le curiosità e questa memoria. Nel centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, Pesaro ricorda il grande intellettuale con una rassegna che farà dialogare le arti con la società e la politica. Dal 2 maggio al 12 giugno è in programma un calendario promosso dall'Unione Pesaro Città che Legge, che prevede incontri, spettacoli teatrali, concerti, letture con il poeta Gianni D'Elia. Una mostra con i ritratti di Pasolini e della madre Susanna Colussi firmati da Mario Dondero e una videoinstallazione composta da 6 filmati al Centro Arti Visive Pescheria. L'arte a favore della pace è il nome della mostra di pittura di Denise Camporesi, che fino al 18 aprile sarà visitabile nella Galleria Comunale di Via Branca. L'esposizione di Denise, pittrice riminese, è curata da Ernesto Paleani ed è la rappresentazione di ritratti di bambini di tutto il mondo, di angeli e di paesaggi. La Camporesi ha trasferito questa simbologia della pace nei suoi dipinti, attraverso immagini che evocano tranquillità, spazi paradisiaci e fratellanza. L'intento è quello di esprimere il senso della pace in questo periodo pasquale che coincide con drammatici scenari di guerra. La Camporesi, conosciuta a Rimini con il soprannome di Moderna Monet, ha dipinto oltre 200 ritratti, tra cui quello di Vittorio Sgarbi e Valentino Rossi. E parliamo ora delle celebrazioni pasquali, perché dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia torna la turba di Cantiano per le vie del paese, recuperando la sua impostazione
originaria documentata fin dal 1600, ovvero quella di una processione che venerdì dalle 21:15 si svilupperà lungo le vie medievali del centro storico attraverso una sfilata con più di 200 personaggi in costume, divisi tra Antico e Nuovo Testamento, con il finale classico della fiaccolata ed il sollevamento delle croci. E restiamo in tema di funzioni religiose pasquali. Poco prima del nostro telegiornale avete potuto assistere alla diretta TV sulle celebrazioni della messa crismale in diretta proprio dal Duomo di Pesaro e presieduta dal Monsignor Piero Coccia. Vi ricordiamo gli altri appuntamenti in cattedrale in questa settimana santa, a cominciare da domani alle ore 18 con la celebrazione del Giovedì Santo nella Cena del Signore. Alla stessa ora, il Venerdì Santo, sarà l'insegna della Liturgia della Passione, mentre sabato 16 aprile alle ore 22 ci sarà la solenne veglia pasquale. Infine domenica alle 11:30 la messa solenne della Resurrezione del Signore. E restiamo ancora in tema di celebrazioni della Settimana Santa, perché ce n'è una molto particolare che si tiene nella chiesa pesarese di San Giovanni e che ci viene illustrata in questa prossima intervista realizzata da Giorgio Ricci. Nella nostra chiesa di San Giovanni abbiamo una forma particolare, consacrata appunto dalla tradizione, le cosiddette tre ore di agonia o meditazione sulle sette parole di Gesù in croce. Si tratta di un tempo prolungato di riflessione incentrato intorno alle ultime parole che sono riportate variamente dagli evangelisti e poi consacrate in un ordine cronologico particolare dalla tradizione. Sono brevissime parole, come sprazzi di luce, che ci aiutano ad entrare nel mistero della passione del Signore. Queste parole vengono commentate da un predicatore e poi sottolineate da momenti di silenzio, di riflessione e dal canto, perché anche grandi artisti musicisti hanno musicato le sette parole e hanno voluto in qualche modo riflettere, oltre a questi anche teologi, predicatori. Hanno avuto inizio, questa tradizione ha avuto inizio nel Medioevo. Abbiamo testimonianze di meditazioni fatte da San Bonaventura, poi i grandi predicatori francescani come San Bernardino da Siena, San Leonardo da Porto Maurizio, colui che ha diffuso la pratica della Via Crucis. Ecco, questi santi ci hanno aiutato a penetrare il mistero della passione proprio attraverso queste parole di Gesù. Sono come, dicevamo, degli sprazzi di luce che ci permettono di penetrare in qualche modo il mistero della passione e ci preparano a vivere la Pasqua in pienezza. Dunque noi le celebreremo queste tre ore di agonia il Venerdì Santo, quest'anno è il 15 aprile, iniziando alle ore 17. La tradizione vorrebbe che si iniziasse a mezzogiorno, quando si fece buio, secondo il Vangelo, su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Noi non dureremo tre ore, qualcosa di meno, e poi abbiamo adattato l'orario alle esigenze di oggi. Però vogliamo in qualche modo, attraverso questa meditazione e questa preghiera, quest'anno ci aiuterà un predicatore francescano, il padre Alessandro Angeli Santi, ecco, vorremmo entrare nel mistero della passione sempre più pienamente, è il mistero che ci redime e ci prepara a celebrare la Pasqua. Pace e bene. E allora grazie davvero per la collaborazione a Giorgio Ricci, sempre attento per promuovere le iniziative del nostro territorio, soprattutto legate alle celebrazioni religiose. E adesso andiamo a vedere quello che c'è questa sera su Rossini TV alle 21:20 in prima serata con l'avvocato Corrado Brancati. Affronteremo il tema del sovraindebitamento, un tema molto interessante che vi consigliamo di seguire nell'intervista di questa sera. Mentre domani vi ricordiamo che è il giovedì e quindi è giorno di Insieme a Canestro, il nostro programma in diretta TV alle 21:20. Domani gli ospiti saranno Ario Costa, che è presidente della Carpegna Prosciutto Basket, e poi Michele Zavagnini. Potete partecipare in diretta mandandoci messaggi sul numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione per ricevere i biglietti per le prossime partite. E poi domani, vi ricordiamo, torna la nostra rassegna stampa, il Buongiorno, tutto arancione, come vedete ormai da tempo, su Rossini TV. Alle 7:20 ci trovate in diretta sul canale 80, ma anche sulla nostra pagina Facebook. E adesso vediamo assieme come sarà il meteo per i prossimi giorni. Buona serata.